5 fogli di via, oltre alla denuncia di tutti i giovani identificati. È il bilancio delle contestazioni di domenica sera a Lomazzo, sollevate contro il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, ospite d'onore della festa del Carroccio. Un gruppo di antagonisti muniti di striscioni si era avvicinato al luogo della festa. Emanati, come detto, 5 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti giovani, tutti residenti fuori dalla provincia comasca, per 3 anni non potranno tornare a Lomazzo. Contestualmente si è proceduto alla denuncia nei confronti di tutti i giovani identificati. Nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, i finanzieri della compagnia di Olgiate Comasco hanno sequestrato in un capannone di Turate 23.500 litri di benzina e 8.500 litri di gasolio di contrabbando suddivisi in 60 serbatoi. Denunciati all'autorità giudiziaria, i 2 responsabili quarantenni, entrambi italiani, sono in corso le indagini per capire la provenienza del materiale. Fermato per un controllo a Lipomo, gli sequestrano 99 grammi tra marijuana e hashish, arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini di spaccio. L'episodio ieri sera, intorno alle 22, quando gli agenti della Polizia di Stato hanno ispezionato una vettura con a bordo 2 ragazzi. Una volta vicini all'auto si sono accorti subito del forte odore, i giovani hanno consegnato spontaneamente la marijuana che avevano in quel momento, poco più di 32 grammi uno e poco più di 1 grammo l'altro. I poliziotti si sono poi recati a casa del 26enne sospettando che potesse essere stato lui ad aver venduto la sostanza all'altro. Nell'abitazione del giovane sono stati trovati altri 60 grammi di marijuana, 5 grammi di hashish, il denaro ricavato dalla vendita e un bilancino di precisione. Tutto sequestrato, il 26enne è stato arrestato.